In today's video we are going to wish to vedere le best tastiere da gaming of the mondo. Mamma mia, in confronto a me, ragazzi, Renzi era un professionista. E ciao a tutti ragazzi, Confidite che vi parla. Quest'oggi ragazzi, da come avete detto dal titolo, come penso abbiate, spero abbiate capito dalla premessa, siamo qua in this nuovissimo video to appunto go to andare on wish.com, il nuovissimo in questo famosissimo sito su cui appunto ci siamo già stati una volta, in cui abbiamo creato appunto un PC da gaming, PC che può essere da tutto tranne che da gaming, con 1050 false e qualsiasi altra cosa. Quindi se non l'avete visto trovate il link qua in alto nelle schede. Quindi nel caso non l'abbiate ancora visto vi consiglio di andare a darci un'occhiata, perché veramente fa super ridere. Quindi ve lo lascio qua in alto nelle schede. Ma oggi ragazzi non siamo qua per andare a fare un computer, bensì siamo qua perché dobbiamo andare a vedere insieme le migliori, ovvero le peggiori, perché siamo su Wish, le migliori tastiere, oppure peggiori, mi ditelo un po' come volete, da gaming che appunto riusciamo a trovare all'interno di Wish. Quindi ragazzi siamo già qua all'interno di wish.com per andare a vedere le peggio scammate che appunto possiamo trovare. E ragazzi, però prima di cominciare volevo dirvi che questo video non è sponsorizzato da nessuno. Semplicemente volevo farvi vedere che cosa ho trovato, che cosa ho messo io nel mio carrello di Wish. Ragazzi, cioè andiamo a vedere insieme il mio carrello. Raga, guardate un pochino qua nel mio carrello, ci sta, guardate cosa ho trovato. Cioè scusatemi, cioè guardate nel mio carrello cosa ho trovato. Delle AirPods a 2 euro, veramente. Audiophonos AirPods i 12. Di conseguenza, oggi nuova like challenge. Se arriviamo, se questo video arriva a 70 mi piace, andiamo insieme a comprare queste AirPods da 2 euro all'interno di Wish. Mi raccomando, nuova like challenge. Nel caso volete che io compri queste AirPods a 2 euro, mi raccomando lasciate un bel polliciotto in su qua sotto, e ve ne vedrete un unboxing in un prossimo video, probabilmente tra 5 mesi, perché arriveranno tra 5 mesi. Ma adesso ragazzi, il nostro obiettivo quest'oggi è appunto andare a trovare le tastiere da gaming migliori, super economiche, perché noi ragazzi non abbiamo budget per la nostra postazione da gaming, e di conseguenza dobbiamo andare a comprare le tastiere. Perché abbiamo ovviamente speso tutti quanti i nostri soldoni nel nostro super computer con la 3080 e non abbiamo più soldi per le periferiche, di conseguenza dobbiamo comprare quelle più economiche della storia. Oh, scusatemi, quindi Wish appunto fa al caso nostro, perché le cose a un euro dove le trovate se non su Wish? Perciò andiamo qua, che cosa vuoi trovare? Cerchiamo tastiera da gaming. Tastiera gaming, eccola qua. Risultati per tastiera gaming, vediamo, spero che non mi esca la tastiera di una C4. Molto belli, devo dire, i risultati per tastiera da gaming. Questa è una tastiera veramente molto da gaming, soprattutto molto da gaming. Ma direi che di andare a vedere la prima tastiera in questione. Abbiamo addirittura la spedizione rapida, come possiamo notare qua, spedizione express in arrivo. Ricevi questo articolo tra 13-15 giorni. Io ne ho i miei seri dubbi che questo articolo possa arrivare in 13-15 giorni, soprattutto su Wish. Perciò io su questo ne ho i miei seri dubbi. Probabilmente ci scammeranno, ma non l'andiamo a comprare, di conseguenza non ci importa. Abbiamo la impermeabile 6K LED colorato elettroilluminazione USB design, ergonomico, galleggiante, 104 tasti, gioco di gioco meccanico. Non si sa cosa voglia dire tutta sta roba. Professionale, quindi è molto professional. Bundle di tastiera più mouse da 2400 dpi. Attenzione, questo mouse a dpi veramente altissimi. Più kit set per pc, computer e laptop, quindi più un pc. Addirittura ci danno pure un computer insieme, mamma mia. E questo ragazzi con un super risparmio, perché cioè guardate, la tastiera costa solamente 15,31 euro, ananziché 212 euro. Abbiamo anche la spedizione, Wish Prime. Molto Wish e poco Prime soprattutto. Made in Italy, probabilmente l'avranno rubata a Napoli. Osserviamo un po' la tastiera. Cioè raga, qua abbiamo questa veramente, questa tastiera che sembra uno spettacolo. Abbiamo tutti i LED, poi abbiamo il mouse. Vediamo le altre immagini. Il tastino per switchare le lights ovviamente. Poi sarà ovviamente meccanica, e le luci saranno di sicuro così ragazzi. Cioè ma scusate. Oh, abbiamo anche delle recensioni qua sotto. Andiamo a vedere foto dei clienti. Infatti, cioè ragazzi, ma guardate qua, guardate qua che luci, guardate quanto
Guardate gli RGB quanto sono uguali, identici a quelli sulla confezione. Cioè, possiamo notare quelli sulla confezione che sono così. Cioè, guardate, sulla confezione pure impermeabile sta roba. Quindi potete giocare sott'acqua o anche senza sottomarino, se sapete respirare, se avete le branchie, avete un PC impermeabile. Potete usare la tastiera e il mouse di Wish per giocare sott'acqua. Andiamo a cercare la prossima tastiera. Sì, certo. Adesso qua addirittura abbiamo una tastiera da 33 euro. È indecente 33 euro, perché solo la tastiera, cioè neanche ci desse pure il mouse, ma solamente la tastiera. Allora, che però devo dire che a vederla così non mi sembra neanche tanto brutta. In realtà, cioè, sembra una tastiera anche carina, decente, con questa cosa di metallo, il poggia polsi qua e il portatelefono. Vediamo le altre immagini. Allora, dalle immagini, lightning, signore, incredibile, c'è la luce. Ci sono le luci, quindi è importante e potente la tastiera da gaming se c'è le luci. Anche il mio albero di Natale in cantina è da gaming. Dalle immagini devo dire che non mi sembra neanche tanto brutta, ragazzi. Ovviamente qua sotto abbiamo, sotto e sopra è metallo, sotto è tutta plasticosa potentissima che si spaccherà in 2 secondi, ma potete usarla come tastiera per come apribottiglie. Abbiamo anche addirittura l'apribottiglie integrato qua. Cioè, ma guardate quanto questa tastiera è super accessoriata. Attenzione, signori! Mouse e tastiera, 3,72 euro. Andiamo a vederla. 3,72 euro per un kit di gioco con illuminazione, mouse USB, kit tastiera e mouse illuminati in bianco e nero, tastiera USB. Quanto tastiera in questa frase? A vederla così, sapete che mi ricorda vagamente quella che ho lì dentro, quella che ho comprato su Banggood, che ci ho fatto anche il video unboxing, la tastiera cinese, di cui se non l'avete visto trovate il video qua in alto nelle schede, perché mi sembra veramente simile. Aspettate che ve la prendo. Non so perché, ma mi ricorda molto, ma molto vagamente, anche mi sembra molto simile a questa qua che abbiamo comprato e unboxato insieme nel video dell'unboxing della tastiera cinese. E raga, la tastiera in questione era questa, con tanto di mouse, quindi veramente era super super potentissima, da come potete notare. E abbiamo veramente, questa è una tastiera formidabile, l'ho pagata 13 euro, fa schifo. No, non è vero, la tastiera è decente, il mouse invece è una palla di neve. Ma in ogni caso, se siete interessati a ridere un po' con questo video, lo trovate qua in alto nelle schede, nel video appunto in cui abbiamo unboxato questa tastiera potente. Spero di non aver spaccato nessun tasto nel dare quella manata. No, mi sembra tutta quanta integra. Quindi allora vediamo, il mouse è così. Anche questo qua peserà veramente niente, non c'è scritto specifica. Andiamo a scendere di sotto. La tastiera sembra anche bella, ovviamente non sarà mai così nella vita. Vediamo se ci ha messo qualche foto recensione. Anche qua abbiamo ovviamente il tastino. Cioè, raga, ma guardate che pacchetto formidabile. Glowing, new glowing keyboard. Quindi questa glow, questa fa la luce glow. This is a mechanical feel key gaming keyboard and mouse. Ovviamente avranno un feel molto meccanico, sì. Feels good. Ah, allora se tu mi dici che feel good, se mi dici che feel good, la compriamo instant per 3 euro, scusate. Attenzione amici miei, abbiamo una tastiera che addirittura sembra con degli switch meccanici. Signori, abbiamo una tastiera che addirittura sembra avere gli switch meccanici. Tastiera da gioco crablata USB a 82 tasti, di nuova moda, tastiera da gioco meccanica. Perché le traduzioni di Wish fanno così tanto cagare? Allora, la tastiera è questa qua, sarebbe così, ovvero sarebbe una 60%, in teoria dovrebbe essere 60%. Bella, questa immagine ha una qualità veramente eccezionale. Riusciamo a vedere qualsiasi dettaglio della tastiera. Cioè, ma le foto sono tutte così. Cioè, raga, ma solo la prima ha una qualità decente e poi le altre, guarda, bellissima. Veramente ha una qualità veramente potentissima. Queste immagini hanno 160p, 144 pixel. Vabbè, quello che riusciamo a vedere comunque che è una tastiera cablata, che ha un cavo di, non so cosa possa essere, può essere USB-C, ma non penso sia USB-C, penso sia micro USB, con degli switch meccanici addirittura, da come possiamo notare qua, che possono essere in teoria colore. No, questo qua è il colore della tastiera. Black switch o blue switch, non sappiamo se sono gatto. Non andiamo a vedere qua sotto nelle specifiche della cosa. 82 anti-ghosting keys. Va bene, ma io voglio sapere che, di che tipo sono sti switch. Cioè, devo andare a caso per comprarlo o mi scrivi di che tipo sono? Evidentemente dobbiamo andare a caso perché non ce lo vuole dire. Va bene, tieniti pure i tuoi segreti, amico. Oh, e nel caso voi siate amanti dei mouse e delle mini tastiere, le tastiere quella a una sola mano, ragazzi, abbiamo anche qua la risposta per voi. Wish vi dà veramente qualsiasi cosa e vi offre questa, artefatto colorato con una sola mano del gioco della tastiera RGB, tastiera e mouse comodi del gioco della mano sinistra. Vi dà un artefatto colorato con anche una mano sinistra, quindi
veramente conviene, solamente per 5 euro anziché 21, quindi un'offertona, vi danno un artefatto colorato e una mano sinistra. E ho poi qua il mouse che è di Batman, il mouse, signori. Abbiamo il mouse firmato da Batman addirittura. È potentissimo questo mouse, incredibile. Questa qua è sempre la tastiera gaming keyboard cap, attenzione, fit your hands, infatti questo qua, questo lo vedo già che è di plasticaccia, che ti fa veramente un male indecente. E ce l'abbiamo di tutti i colori, possiamo attaccarle insieme a giocarci a carte, no? Buttiamo, io butto tastiera rossa, io tastiera blu e io ti contrattacco con tastiera viola. Non di caso, nel caso voi siate amanti di tastiere con una mano, mouse bellissimi da gaming, potenti, tastiera RGB, addirittura iPhone 11 Pro, sì, certo, questo magari lo vediamo in un prossimo video, ragazzi. Fatemi ovviamente sapere qua sotto nei commenti, direi che possiamo concludere qua questo video qua, e fatemi ovviamente sapere qua sotto nei commenti nel caso vogliate un episodio della serie dove noi andiamo appunto a reagire, a creare configurazioni, cose varie su Wish, un video in cui appunto andiamo a vedere i telefoni più economici che possiamo trovare su Wish, come per esempio questo iPhone 11 Pro 8 più 256 GB, solamente 81 euro con tanto di spedizione rapida, che è così rapida che vi arriva solamente in 5 mesi. Quindi nel caso vogliate questo altro tipo di video, mi raccomando che vi lasciare un bel pollice in su, perché appunto a raggiungimento di 60 like, mi sembra di aver detto 60 like all'inizio, a raggiungimento di 60 mi piace andrò a comprare le AirPods da 2 euro su Wish. Di conseguenza, ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel pollice in su, perché a raggiungimento di 60 mi piace andremo a comprare insieme queste cuffiette veramente potentissime, anziché 250 euro le paghiamo solamente 2 euro, signori, su Wish, e ci andremo insieme a fare un unboxing tra 5 mesi quando mi arriveranno. Commentatemi anche ovviamente qua sotto nei commenti dicendomi appunto se vorreste voi vedere un video in cui vado a vedere altre cose all'interno di Wish, come per esempio l'iPhone che vi ho mostrato pochi secondi fa, oppure anche, che ne so, qualsiasi altra cosa. Basta che voi mi diciate cosa vogliate vedere qua sotto nei commenti. Vi ricordo che in descrizione trovate anche tutti quanti i miei altri vari social network, tra cui Instagram, Telegram e Discord. E ragazzi, detto questo, io come al solito non aggiungerei nient'altro, e noi ci becchiamo come sempre ad un prossimo video. Ciao ragazzi! We'll be right back.